Una revisione del reddito di cittadinanza ci sarà da subito, intanto evitando che ci sia gente che derubi gli altri cittadini che pagano le tasse, e questo è un fatto, con controlli finalmente adeguati e con una verifica anche di quello che non c'è stato in termini di controllo in questi anni. Gli occupabili devono avere la possibilità di avere e trovare lavoro, e quindi c'è un tempo congruo per metterci nella condizione di farlo, anche con interventi come quelli di cui vi ho parlato, il cuneo fiscale, la decontribuzione, che serve esattamente anche a testare quanto questo tipo di intervento richiesto dalle imprese, oltre che dai lavoratori, possa essere efficace per creare nuova occupazione in Italia. Si riduce o no lo sconto sul caro benzina e gasolio? Quando è intervenuto lo sconto sulle accise, la benzina era molto sopra i prezzi attuali. Oggi per la prima volta in Italia abbiamo la benzina sotto il costo del diesel, per cui noi, avendo una coperta un po' corta in termini economici, dobbiamo scegliere cosa sostenere. Alcune cose si sono potute mantenere anche sul piano delle accise per calmierare comunque i prezzi, però bisognava e bisogna intervenire per aiutare questa nazione a ripartire e a difendere quelli che sono i luoghi nei quali si crea crescita economica e occupazione. Reddito di cittadinanza, ministro, reddito di cittadinanza si va al 2024. Sul reddito di cittadinanza, abbiamo detto, saremo intervenuti. Bisogna aiutare i deboli, chi non ce la fa, ma bisogna fare delle politiche attive del lavoro che siano serie. Il reddito di cittadinanza da subito, dal 2024. Si inizia adesso a lavorare per riuscire fin da subito a dare dei segnali che vogliono, da una parte, continuare ad aiutare i deboli, chi non può lavorare, ma vogliono fare un'altra cosa anche, dare lavoro a chi il lavoro non ce l'ha, e il lavoro va creato e non si può creare per editto. Infatti in 4 anni e mezzo di reddito di cittadinanza lavoro in Italia non se ne è creato, e invece noi riteniamo che queste ingenti risorse che vengono spese per garantire un sussidio a chi può lavorare ma non ha la possibilità di farlo, creare posti di lavoro e permettergli di... Più controlli da subito, ma un taglio più avanti. Controlli importanti, un immediato e utile intervento per creare la possibilità di chi domanda dell'offerta di lavoro che comunque esiste, di entrare in contatto con la potenziale domanda, un tempo di assestamento che saranno alcuni mesi per non lasciare nessuno evidentemente dal giorno alla notte senza possibilità di sostentamento, creare meccanismi realmente efficaci di politiche attive del lavoro. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza non nasce come sussidio e sostegno, nasce come politiche attive del lavoro, quindi diminuire nel tempo, invece l'abbiamo visto sempre crescere. Poi qualcuno ha detto: questo provvedimento serve a cancellare la povertà è aumentata in questi Conte anni. Conte però radice che buttate la gente per strada. Non accadrà, guardi, siamo forze politiche e un governo che hanno un senso della responsabilità. Questa legge di stabilità è una delle più rapide, in 29 giorni da quando il governo ha giurato si approva la legge di stabilità, un record. È ovvio che non possiamo rispondere a tutte le esigenze, daremo dei segnali importanti perché non ci tiriamo indietro rispetto a questo, lavoreremo però con un tempo congruo per dare delle risposte organiche, non dobbiamo inseguire il consenso, dobbiamo riuscire a mantenere gli impegni che gli elettori ci hanno chiesto quando hanno votato per noi, e quindi intendiamo farlo prendendoci il giusto tempo per non fare le cose in maniera sbagliata, quindi per strada noi non lasciamo nessuno. Una vera revisione del reddito di cittadinanza ci sarà dal 2024? Una revisione del reddito di cittadinanza ci sarà da subito, intanto evitando che ci sia gente che derubi gli altri cittadini che pagano le tasse, e questo è un fatto, con controlli finalmente adeguati e con una verifica anche di quello che non c'è stato in termini di controllo in questi anni. Gli occupabili devono avere la possibilità di avere e trovare lavoro, e quindi c'è un tempo congruo per metterci nella condizione di farlo, anche con interventi come quelli di cui vi ho parlato, il cuneo fiscale, la decontribuzione, che serve esattamente anche a testare quanto questo tipo di intervento richiesto dalle imprese, oltre che dai lavoratori, possa essere efficace per creare nuova occupazione in Italia. In un flash, non avete timore di tensioni sociali? Io credo che quando i cittadini avranno la possibilità di leggere i provvedimenti, leggeranno provvedimenti seri, costruttivi, e tenendo conto di quello che ci viene lasciato da governi tecnici, paratecnici, inciuci di palazzo, insomma, quello che stiamo facendo come sforzo è, con una coperta molto corta in termini economici, di dare più risposte possibili
Poi se invece chi ha governato fino a ieri vuole provare ad associarsi ai danni che hanno fatto e dovesse soffiare sul fuoco, se ne assumerà la responsabilità. Ma io dico, i cittadini italiani sono sempre molto attenti a quello che accade, insomma, lo dimostrano i dati. Conte ha detto andiamo in piazza addirittura già sul reddito. Se Conte va per strada non ci dispiace, ma lui insomma. Vi siete scoperti draghiani, insomma, ministro, un po', no? Avete capito che una volta a che fare con i numeri è un po' più difficile. Siamo meloniani e stiamo facendo molto, lo vedrete.